Bene ragazzi, vedete con Little Nightmares, quindi riprendi. Ragazzi, questa sarà quasi sicuramente la parte finale. C'è sto mostro qua, questa tipa qua, che si sta specchiando in uno specchio rotto. È una delle cose più inquietanti. Con questa cavolo di voce demoniaca lontana. Voi non avete idea di che pelle d'oca c'ho? Mi sta spaventando questa parte. No, non mi sta mettendo ansia. Ok, cosa ci facciamo qua? Forse devo far cadere questo. Ha smesso di cantare, ma non arriva. Merda, mi sa che questo mostro finale è molto più subdolo di tutti gli altri. Non capisco dove minchia sia. Non c'è più proprio. Scusate se a volte ragazzi sto così ingobbito, ma perché sono veramente presissimo, quindi sapete che quando uno gioca ai videogiochi, ora esce da questo armadio. Quando uno gioca ai videogiochi e si concentra, non sta dritto ma si mette così. Lo sapete anche voi. Quindi scusate se a volte mi vedete messo storto, ma quando ci sono queste parti qua, io mi devo concentrare al massimo. E la posa della concentrazione è quella. È universalmente quella lì per tutti. Ci sono tutti sti manichini che sembrano lei, Madonna. Ma perché è sparita? Perché non è venuta a controllare? Fanculo, che ansia! Oh, eccola lì! Oddio, no, che ansia! Cazzo, si fiamma, sembra un fantasma, sembra! No, vabbè, troppa ansia adesso però, eh. No, adesso è diventato un vero horror. Cos'è sta storia? Adesso sembra un vero horror, Benin. Ti prego, corri, 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 ragazzo laggiù. Corri, na 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 na. Ok, dove vado? Dove merda vado? È enorme sto posto, cosa devo fare? Sono così spaesato. Ok, credo che il gioco. Aspetta, qua posso scalarlo se non sbaglio. No. Credo che il gioco mi voglia far andare là al centro. No? Non è che sbuffo perché mi annoia, sbuffo per l'ansia, ragazzi. Sbuffo perché sto morendo d'ansia. Questo posto così silenzioso, non accade niente. Apparentemente ci sono solo moltissimi manichini e basta. Mette parecchia ansia. Forse devo andare di qua. Ok, di qua si può passare. C'è stato un checkpoint, quindi vuol dire che tra poco arriva. Merda, di qua non c'è via? C'è uno specchio. Oddio, devo farcela specchiare, mi sa. Perché lei si specchia in uno specchio rotto. Cos'è stato? È lì, oddio, è lì. Come devo farla specchiare? Merda. E ora? Qua c'è della luce. Oh! Ok, sì, però funziona, però ha senso come tattica, funziona. Ok. È solo che mi sono accorto troppo tardi dov'è che era effettivamente la luce. No, smetti di. Ma dai, eh sì, rompilo, mi raccomando, eh. Allora, cerca di portarlo bene, di fretta, di corsa. Sì, lo so, adesso sparisce, lo so. Guardala come sparisce in una. Oddio,
nube di fumo. Ok? Come at me, bro. Come at me, bro. Là. Boom, bitch. Cazzo, però alzati veloce. Oddio, no. Dov'è la nuova luce? Dov'è? Veloce. Ok. Come at me, bro. Come at me, bro. Viecce. Come at me, bro. Di un secondo, avessi puntato un secondo in più, sarebbe andata. Un secondo. Fuck. Scusate, ragazzi, ma è mezzanotte e un quarto. Sorry. Sorry veri tanto. Allora. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Sei lì, non vuoi farti vedere, poi fai puff, sparisci. Oddio, hanno cambiato. Ok, pensavo fosse cambiato. La cosa stronza è che cambia il posto in cui compare lei. La luce credo di no, però credo che cambia il posto in cui compare lei. Vabbè, poco male. Mi sembra che me la sto cavando abbastanza bene ora che ho capito che devo anche indirizzare con la leva destra lo specchio. Ok, sicuramente sono tre le volte, ragazzi. Comunque dalle mani della tizia sembra umana lei. Lei sembra umana. Forse le fa schifo il fatto che sia rimasta umana. Non lo, è strano. Sono pronto, eh? Ora! Olè, baby. Sì, però basta, ti prego, mi sta mettendo troppa ansia. No, dai. Dove? Qua? Che ansia! No! Ok. Perché queste qua sono tutte copie, la merda che è, oh. Ma che merda che sei? Sì! Ok, basta, ti prego, siamo a qua. Ma va ancora? Siamo a quattro volte già! Ok, 5. Non finisce mai sta boss fight. Ho di nuovo quello strano mal di stomaco. Oddio, devo mangiarla? Merda, mi sa che vuole che la morda, mi nutra. Comunque faccio quello che devo fare. No, vabbè, però non può finire così. Almeno una scena finale ci deve essere. Ok. Ma sto giocando. No, non sto giocando. Adesso sì, però.
La scena che abbiamo appena visto lì nella strada pranzo è stata una delle scene più belle che abbia mai visto. Mi sa che il gioco si chiuderà con la porta che si chiude. Con questa porta qua a forma di occhio che si chiude. Wow, non ho parole. Non ho parole, sono rimasto contentissimo di questo acquisto. E il gioco purtroppo è molto breve, costa 20 euro, quindi per la sua brevità. Però li vale come qualità, non come quantità, ma come qualità sicuramente. Ha dei difetti che sono il non riuscire in molte fasi a capire in che livello di profondità si è e più che altro questo, quindi la telecamera un po' particolare e però per il resto divertente, spaventoso in certi punti, capace di mettere un'ansia addosso veramente palpabile, ma la trama non l'ho per niente capita, non l'ho minimamente capita, quindi ora andrò a vedermi un po' di spiegazioni e nel caso farò anche un video spiegazioni. Io che dire, niente, wow, grazie per avermi seguito fino a qua, è stato un piacere portarvi questo Let's Play, mi sono divertito da morire, mi è piaciuto tantissimo. E niente, grazie quindi per averlo seguito insieme a me fino a qua. È veramente wow.